fai questa terza partita una settimana, più che altro lavori poco sul campo, devi lavorare più che altro sul recupero dei ragazzi. Per quanto riguarda il tempo sì, perché andiamo a giocare su un campo in erba, dove da quello che mi dicono non è in ottime condizioni, quindi domani sicuramente non sarà una partita bella dal punto di vista tecnico. Dovremmo essere pronti mentalmente a prepararci una battaglia, perché affrontiamo una squadra che ha 15 punti, di questi 15 punti 12 li ha fatti in casa, non ha mai perso, una squadra che nel mercato di dicembre si è rinforzata presso 7 giocatori di categoria, quindi è una partita difficile. Allora, per me il Mociano adesso è un'ottima squadra, ma lo era anche prima, poi non so per quali problemi non è riuscita a fare bene. Ha preso giocatori importanti, ha preso Cirelli davanti, che è un giocatore che in promozione ha sempre fatto tanti gol, ha preso Page, che è un giocatore che conosco benissimo, l'ho affrontato sia da giocatore che da allenatore. Giocatore che in D faceva la differenza, figuriamoci in promozione, quindi è una partita difficile, dovremmo stare concentrati, dovremmo mettere atteggiamento che abbiamo messo nelle ultime partite, perché domani, come ho detto prima, dal punto di vista tecnico, secondo me anche dovute alle condizioni del campo, non sarà una bellissima partita, però dobbiamo essere pronti mentalmente a fare una battaglia. C'è solo mano da vedere le condizioni di Ivan Speranza, che ieri ha fatto il primo allenamento dopo tanti giorni, però è normale che dopo un giorno, dopo tre settimane, quattro settimane che si ferma, un giorno di allenamento non cambia tanto, quindi valutiamo se domani portarlo in panchino meno. Ma quello che ho chiesto fino adesso, devo finire al meglio il giro d'andata e speriamo di vincere domenica con il Mociano.